Ballando con le stelle, Jessica Notaro conquista la finale ma è polemica. Jessica Notaro rispettivamente in coppia con Stefano Radei durante la nona puntata di Ballando con le stelle hanno conquistato un posto per la finale. Fin dall'inizio di quest'edizione l'ex Miss Italia riminese si è fatta notare per la sua bravura nella danza, specialmente nei balli latinoamericani dove ha sempre preso dei voti positivi da parte della giuria. Soltanto una volta è dovuta andare allo spareggio per conquistare l'accesso alla puntata seguente, ma senza problemi si è esibita sfidando un'altra coppia in gara ed è uscita trionfatrice dal confronto. Più volte nel corso della quindicesima edizione del talent dedicata alla danza è stato toccato il tema della violenza sulle donne, tanto che ci fu anche una polemica con gli avvocati di Tavares per le parole pronunciate dalla Notaro. Addirittura i difensori del suo ex compagno che ad oggi si trova in carcere, chiesero la rimozione dal programma della giudice Selvaggia Lucarelli e della criminologa Roberta Bruzzone. In ultimo durante l'ottava puntata oltre alle sorelle di Jessica, era presente in studio Valentina Pizzalis, altro simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Questa volta però la polemica è arrivata dalle parole di Jessica Notaro pronunciate durante la settimana in sala prove. La ragazza avrebbe espressamente detto di essere stufa delle critiche rivolte nei suoi confronti poiché è sempre stata messa sotto accusa. Quando ero bella mi giudicavano perché dicevano che conquistavo delle posizioni professionali solo per via del mio aspetto fisico. Ora che mi trovo in queste condizioni invece mi dicono che sono una privilegiata. Adesso basta, in questo modo la Notaro ha espresso il suo malcontento. Notaro Radei, primi in classifica. Durante la puntata di ieri il team composto da Jessica Notaro e Stefano Radei è sbalzato in prima posizione nella classifica con 60 punti, grazie ai voti ottenuti dalla giuria. Ricordiamo inoltre che la Notaro era già partita con un vantaggio di 15 punti, ottenuti dalla prima esibizione che aveva come tema di rappresentare la natura e da loro sono stati assegnati i delfini. I due si sono esibiti in una basciata ottenendo così 5 punti da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La finale. Attualmente Jessica e Stefano si sono conquistati un posto per la finale di sabato 19 maggio. Chissà se la coppia riuscirà ad arrivare sul gradino più alto del podio, visti i suoi sforzi e senza lasciare una scia di polemiche.